E salve salve a tutti ragazzi, mi chiamo Luigi e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, come state? Spero bene. Oggi, come avete detto dal titolo, andremo qua quasi a finire il nostro albero gigante che poi con il ponte che faremo collegheremo il mulino all'albero e poi l'albero lo collegheremo alla casa. Ecco, prima di iniziare, come sempre, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche, lasciare un bel commento caldo con l'hashtag del giorno che verrà sempre detto a fine video. E mi raccomando, lasciate iscrivere anche i vostri amici al mio canale YouTube. E niente, noi possiamo iniziare con questo video, ma prima sigla! E comunque, cioè, ma quanto è bello l'albero che abbiamo fatto in live! E se, ciao, scusate, il mulino che abbiamo fatto in live! Mamma mia! Comunque a breve dovremo anche finire questa parte e poi passeremo alla decorazione interna. E detto questo, ci vediamo. Ma prima, sigla! Ok ragazzi, eccoci qua. Stupidamente ho avviato il video prima di salire qua sopra l'albero. Quindi saliamo. Ok, allora, come faremo? Allora, intanto in questo video faremo le radici e devono essere corrispondenti, diciamo così, alle radici dell'albero. Quindi io direi di farle così. Così, così, in modo che vanno anche più su. Quindi, no, l'ho sbagliato appunto. E l'ho sbagliato. Poi col tempo le renderemo più belle e più massicce. Per farle diventare più grosse. E per ora le facciamo normali così. Direi che fino a qua potrebbe andare. No, anzi, assolutamente no. Troppo corta, no, 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 no. Ok, io direi adesso di fare così. Ok, vediamo se va bene. Ecco così. Allora, 1, 2, 3, 4. Poi 1, 2. No, aspettate. 1, 2, 3, 4. Poi qui ci fermiamo. 1, 2, 3. Ok, dobbiamo farlo così perché vorrei che, che le radici siano anche tutte uguali. Quindi continuiamo. Allora, 1, 2, 3, 4, facciamo così. 1, 2, 3, ecco qua. Ok, vediamo se abbiamo fatto bene. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sì, abbiamo fatto bene. Anzi, forse sono, forse di 5. 4 5, poi vabbè, c'è l'ombra dell'albero, vabbè, non ce ne importa. Ok, non ci possiamo fare niente. L'albero deve essere grande e così anche le sue radici. Quindi 3 4 5. Ok. Ok, la stessa. No, ok, la stessa cosa facciamo anche per le altre due radici. Quindi iniziamo. Ok, mi ero già dimenticato. Ok, uno. No, ecco appunto. Perfetto. E niente. Allora, uno.
manca l'ultimo stack. 1, 2. Uno, due, tre, quattro, ok. Uno, due, tre, quattro. Ok, diciamo che poi è abbastanza attaccato alla casa. Però è anche un bene perché dobbiamo collegarla, dobbiamo collegarla, quindi come avevo detto prima, dovremmo collegare poi cioè l'albero, quest'albero qui, alla casa, e quindi è un bene. Ok, passiamo con l'ultima radice, anche se è notte, 1. Due, uno, due, tre, ok, uno, due, tre, quattro, ok, uno. Dobbiamo anche ricordarci di prendere il legno che è caduto. Allora, 1, 2, 3, 4. Qui 1. Aspetta, ho sbagliato. Ora, 1, 2, 3. Sono confuso ancora, mannaggia. Allora, 1, 2, 3, 4, che è l'ultimo. Ultimi tre blocchi. Ok, finito con le radici. Dopo vediamo se possiamo migliorarle. E intanto scendiamo giù. Anche perché forse poi potrei anche morire. Alzo anche la luminosità, ecco, forse dopo dovrei censurare anche il legno. Ok, me l'ha preso. Ok, ce ne sono anche avanzati 7. Ok, adesso andiamo a dormire e ci rivediamo dopo. Ok ragazzi, mi sono appena svegliato, non è la vita reale ovviamente. Allora, ok, sicuramente, allora, le radici ci stanno come lunghezza. Io direi di fare più spessore sotto le radici più che sopra, in modo da renderle anche un pochino più spesse come... Cioè, se ho le radici, i tronchi, scusate. Comunque, in modo da renderli più spessi, un pochino come le radici. Ok, proviamo a vedere come potrebbero essere più spessi. Io direi di fare più spessore dove si attaccano. Quindi, facciamo anche così. Allora, io direi di fare circa così, un po' a casuccio, e poi di renderle più spesse. Caspita, abbiamo finito il legno, mannaggia. Allora, intanto per ora... No, il meccanterrante lì... Ah, dopo fa una brutta fine, te lo dico. Già te lo dico. Ti ho avvisato. Io ti avevo detto di non farti trovare mai più. E tu risorgi come
come i looper di Fortnite. Ecco, appunto. Ho paura di cadere. Se cado qua, se cado qui non è un problema. Il problema è se cado qui. Non credo di morire, anche perché come avevo detto tempo fa, c'avevo. Ho come enchanting per gli stivaletti anche atterraggio morbido. Allora, comunque, per le foglie. Allora, dato che c'è la zona rosa nella casa, io direi di farla anche così. Un pochino un ciliegio. Ecco, dobbiamo anche stare attenti a non sprecare le foglie. Perché? Oh, grazie, che me l'hai preso finalmente. Perché non c'ho, non ho le pinze. E quindi. È triste come. Non so, e quindi non posso. Cioè, posso togliere le foglie, ma non posso. Avete capito? Posso togliere le foglie, ma non posso prenderle, ecco. Ok. Io direi che per i prossimi episodi direi di fare così le foglie. Adesso le allarghiamo un pochino. Allarghiamo un pochino qua le foglie. Ok, comunque poi c'ho anche 5 livelli, perché, no, ho sbagliato, ah, potevo non rimuoverlo, mannaggia. Comunque, come stavo dicendo, se vedete che ho 5 livelli, è per il motivo che oggi ho enchantato il piccone, facendolo diventare a efficienza 3, a efficienza 4, e mi ha fatto sprecare 17 livelli. Ma com'è possibile? 17 livelli per un enchanting. Ecco, mi ha sprecato anche l'altra foglia. Ragazzi, ah, cioè, non ho ricavato una foglia, ma ho ricavato un albero. Stavo già dicendo che era strana questa cosa. Sbagliato ancora. Ah. Ok. Vabbè, la mettiamo a caso l'ultima, tipo qui. Va bene, ragazzi, questo video termina qui. Abbiamo anche visto come possiamo migliorare l'albero. Io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Come sapete, iscrivetevi, commentate. Se non vi siete ancora iscritti al canale, io vi consiglio di farlo adesso. Noi ci vediamo con una nuovissima live molto presto e con un nuovissimo video di Fortnite, perché se non sbaglio questo martedì dovrebbe uscire l'ultimo fumetto di Batman, ovvero il numero 6, questo martedì, quindi il 6. Io lo vado a ritirare il 7. E poi quindi ho tutto il tempo per informarmi appunto su come si baserà la storia dell'ultimo fumetto e cercherò di spiegarla più meglio possibile. Quindi, ragazzi, ci vediamo con una nuovissima live presto, ovviamente per continuare il mulino, che poi non si possono vedere le pause di 2 o 3 mesi, o anche più, forse anche 5 mesi, mamma mia, quanto tempo! E sì, quindi una nuovissima live molto presto e un nuovissimo video il sabato. Ah, e dato che faccio quest'altro però spoiler. E dato che riceveremo anche la skin di Batman Zero, farò un video a parte che uscirà. Cioè, tipo, la reazione della skin di Batman Zero. Cioè, la reazione, scusate. Dopo aver fatto il video del fumetto, facciamo la reazione, diciamo così, della skin di Batman. E poi la
E poi ci faccio un video a parte dove facciamo il gameplay, capito? Spero di sì. Quindi, nuovissima live sabato. Sì, ciao, scusate. Nuovissimo video sabato e nuovissima live molto presto. Scusate se poi sono andato per le lunghe. Bene, ci vediamo in un nuovissimo video e mi raccomando per questi nuovi aggiornamenti video barra live sul mio canale. Ci vediamo, ciao! Hashtag del giorno è non uova e tra l'altro non esce mai un pulcino pollo. Comunque non è uova l'hashtag del giorno, ma è radici. Sì, radici, radici. Non tronchi perché mi confondo di più con le radici che con i tronchi. E se scrivete nei commenti appunto hashtag radici. Voi potete anche scrivere quello che volete. Vi metto il cuoricino. Carino, carino. Bene, ci vediamo. Ciao ragazzi.